Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi è uscita la notizia che Binance mette a disposizione le due testnet delle sue piattaforme di trading di futures che saranno disponibili in produzione a breve. Trading di futures è leggermente diverso dal trading di Bitcoin e offre molte più possibilità, soprattutto al fine speculativo, motivo per cui è importantissimo capire come funzionano, come usarle al meglio senza rischiare di venire liquidati e di perdere tutto, come sfruttare la leva, come magari combinare una posizione spot, ovvero su Bitcoin, con una posizione sui futures, quindi cercare di fare delle posizioni di copertura e cose di questo tipo. Per questo motivo nel video di oggi andiamo a fare una panoramica approfonditissima su cosa sono i futures, in particolare i perpetual, che sono gli strumenti messi a disposizione dall'exchange Binance, e andiamo a capire come utilizzarli al meglio senza addossarsi quei rischi di cui abbiamo parlato poco fa. Facciamo una prova pratica sulle due testnet a disposizione che differiscono un po' e tra poco vedremo in che cosa, e vi faccio vedere come aprire un account su queste testnet e ottenere 100.000 USDT di prova per una sorta di conto demo per iniziare a smanettare un po', insomma a muovere i primi passi, a farsi liquidare le prime volte su questa piattaforma. Ma in realtà spero di no, perché se seguite questo video fino alla fine, lo guardate tutto, sapete tutto quello che dovete e non dovete fare per sfruttare al meglio questa possibilità, questo trading di strumenti derivati molto più liquido, molto più potenzialmente profittevole ma rischioso, quindi serve tanta attenzione. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like per dimostrarmelo e per incentivarmi sempre a continuare a produrre video al massimo della mia qualità. Iscrivetevi al mio canale, cliccate, mi raccomando, la campanellina per rimanere sempre sul pezzo e ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblico un nuovo video, quindi essere i primi a saperlo, il timing è tutto. Iscrivetevi ai miei canali social, trovate i link in descrizione. Seguitemi e tuffiamoci nel magico mondo dei futures. Finalmente, tra poco, anche Binance metterà a disposizione la sua piattaforma di trading di contratti derivati, ovvero di futures. Tra poco quindi capiamo che cosa sono i futures, che cosa sono in particolare i perpetual, che sono un'evoluzione dei futures, un po' più smart, diciamo così, che saranno effettivamente i contratti disponibili sulla piattaforma di Binance. E facciamo una prova, visto che è stata già resa disponibile su testnet in due varietà, e facciamo una prova di entrambe le piattaforme, capendo quali sono le differenze tra una e l'altra e come si usano. Questo perché innanzitutto, se voi vi registrate alle due piattaforme A e B, che vedete questa schermata, la raggiungete dall'exchange normale, quindi Binance.com, la vedete negli annunci, ci cliccate e venite catapultati qua sopra. Se voi vi iscrivete sia alla testnet A che alla testnet B, potete poi, cioè vi verranno immediatamente accreditati, attenzione, iscrivervi con la medesima mail, vi verranno accreditati 100.000 USDT di prova, ovviamente, non trasferibili e né utilizzabili in nessun altro modo, con cui smanettare un po' con la piattaforma che è già operativa. Quindi una volta poi terminata questa fase di test verrà lanciata in mainnet, in produzione, e sarete già sul pezzo perché l'avrete già provata a sufficienza. Grazie al mio video inoltre andremo a tirare fuori un po' tutte le cose da sapere sui futures, sui perpetual, sulle due piattaforme, come posizionare gli ordini, come non venire liquidati e cose di questo tipo, così siete ancora più sul pezzo. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine perché ci sono tanti concetti importanti da capire, a partire dalle basi. Quindi, che cosa sono i futures e che cosa mi aggiungono in più rispetto a quello che c'era già su Binance? C'era ormai di tutto, c'è il trading normale che si chiama spot trading, il margin trading addirittura, che mi permette di prendere in prestito fondi per aprire posizioni short, per operare in leva. E a che cosa mi serve ancora avere anche i futures? E ve lo spiego immediatamente. Allora, i futures innanzitutto e i perpetual, che sono una categoria di futures, sono contratti derivati, come vi dicevo all'inizio, quindi non stiamo comprando o vendendo Bitcoin, ma stiamo comprando o vendendo appunto contratti basati su Bitcoin. Bitcoin si definisce collaterale di questi contratti, il sottostante. Quindi il future praticamente è un contratto di scommessa, ve la faccio semplicissima perché non ha senso poi impazzire dietro a tutte le terminologie tecniche, è una scommessa sul prezzo futuro di Bitcoin, come dice la parola stessa.
Ogni future è associato ad una data di scadenza e quindi io fondamentalmente comprando un future sto scommettendo sul fatto che a quella data di scadenza lì Bitcoin varrà di più rispetto al prezzo al quale ho comprato il future. Se vado short, al contrario, sto scommettendo che a quella data di scadenza il Bitcoin varrà meno del prezzo al quale ho venduto, allo scoperto il future. Questo se lo faccio arrivare a scadenza. Chiaramente io posso fare compravendita, posso fare trading dei contratti stessi anche prima della scadenza. La differenza tra i future e il Bitcoin e il sottostante è il fatto che il future spesso diverge un po' il prezzo del future diverge un po' dal prezzo di Bitcoin. Perché? Semplicemente perché appunto il future è una scommessa sul futuro. Quindi se c'è un sentiment fortemente bullish, il future sarà sovrapprezzato rispetto a Bitcoin, perché uno si immagina che in futuro comunque Bitcoin varrà di più di quanto vale oggi, e questo è priced in, si dice, ovvero è già apprezzato dentro al prezzo del future. Al contrario, se il sentiment è fortemente bearish, il future varrà leggermente meno rispetto a Bitcoin. Questa è una semplice dinamica, se ci pensate è abbastanza ovvia. In più, che cosa mi dà quindi? Il fatto che il future è un mercato molto molto più liquido rispetto a Bitcoin. Per quale motivo? Perché, a differenza del margin trading, per operare in leva sui futures non è necessario tutto quel discorso di prestito e mica prestito, perché io non sto comprando o vendendo il collaterale, ma sto acquistando un contratto. Quindi anche il discorso della leva è un discorso, tra virgolette, sintetico. Io, se acquisto o vendo con leva 100 per, non è che sto effettivamente acquistando o vendendo Bitcoin in quella quantità, ma soltanto, per l'appunto, sto vendendo un contratto che mi dice che io sto moltiplicando o dividendo il valore della mia posizione per un tot. Chiaramente l'unica cosa che ne può essere inficiata è il mio account, perché quei soldi che io guadagnerei o perderei lo faccio per davvero, però chiaramente, capite, non serve la liquidità di sottostante che servirebbe invece nel margin trading. Quindi la maggior liquidità è uno dei grossi vantaggi del mercato dei futures. Spero di essere stato chiaro fin qua, perché adesso dobbiamo fare un passettino avanti, passare al discorso dei perpetual. Il perpetual è un contratto derivato che è un'evoluzione del future, è nato proprio nel mercato delle criptovalute, che è un mercato estremamente liquido di suo ed estremamente innovativo. È un contratto già a disposizione su altri exchanges che fanno praticamente soltanto quello, non so, forse conoscerete BitMEX e simili, che fanno trading appunto di perpetual, e il perpetual è un future che non ha scadenza. Quindi, a differenza dei future poco fa citati, abbiamo l'ancoraggio effettivo al prezzo del sottostante tramite un meccanismo che si chiama funding. Il funding, qua adesso spero che non ci stiamo perdendo, perché è l'ultimo tecnicismo, poi andiamo al dunque. Il funding è un trasferimento di denaro tra le posizioni aperte, long e short. Quindi ogni 8 ore solitamente, adesso scusate ci guardo, ma anche qui credo, esatto, 8 ore, ogni 8 ore viene calcolato il prezzo del perpetual rispetto al prezzo del sottostante. Quindi io guardo il contratto perpetual su Binance, sta costando $11,000. Bitcoin sta costando $10,500, quindi il perpetual è sovrapprezzato rispetto a Bitcoin. Come faccio a far sì che il prezzo del perpetual si abbassi per convergere con quello di Bitcoin? Faccio sì che sia incentivata l'apertura di posizioni short, quindi metto una funding rate, un tasso di funding, che trasferisce i fondi dalle posizioni long agli short, quindi i long pagano gli short, in modo da disincentivare un po' l'apertura di long e incentivare un po' l'apertura di short. Questo leggero bilancio, questo leggero equilibrio che si ottiene, fa sì che il prezzo del perpetual sia sempre ancorato al sottostante. Ok? Quindi abbiamo a disposizione un contratto derivato estremamente liquido, quindi col vantaggio che abbiamo detto prima di non dover prendere in prestito Bitcoin né fare nulla del genere, e inoltre senza data di scadenza. È il contratto più malleabile, più liquido e più smart che esista al momento, ed è questo che sarà scambiabile su Binance. Ora che abbiamo finito le lezioni, quindi spero che abbiate preso appunti, passiamo ad andare a vedere proprio fisicamente le due testnet.
La testnet A e la testnet B sono diverse, soprattutto a colpo d'occhio, graficamente proprio. La testnet A in particolare è più simile al Binance che conosciamo, quindi ci sarà subito più familiare. La testnet B è un po' più, diciamo così, un po' meno intuitiva, ecco, un po' più complicata da utilizzare, meno user friendly. Di contro ci sono delle differenze sull'operatività stessa. La testnet A, come vedremo tra poco, è più, cioè mira proprio ad agevolare al massimo l'utente, e però limita la leva a 20 per e soprattutto non ce la fa scegliere. La testnet B invece ci fa scegliere la leva e arriva fino a 100 per. Di contro è molto meno intuitiva e insomma sembra ancora una bozza, lasciatemelo dire, tra poco ve ne accorgerete anche voi. La testnet B, tra l'altro, vedendo dal dominio proprio che è testnet.jax.com, mi fa pensare che sia basata sulla piattaforma JAX, che è una piattaforma di trading di strumenti derivati recentemente acquisita da Binance proprio per questo scopo, insomma, per erogare questi servizi. Partiamo con la testnet A, che come vi dicevo è la più comoda, la più semplice da comprendere e da utilizzare. Abbiamo, come vedete qua, il nostro grafico che ovviamente parte da oggi, perché no, da ieri, scusate, il mercato ha aperto ieri, allora sono arrivato un po' tardi anch'io, e possiamo ovviamente scegliere il nostro time frame e vedere il grafico del contratto perpetual. Attenzione, questo non è Bitcoin, è il perpetual. Ok, quindi questo deve essere importante. Invece il prezzo di Bitcoin da che cos'è quantificato? Dal cosiddetto mark price. Il mark price è un prezzo mediato dello spot market, quindi di Bitcoin effettivo, su vari exchanges. Questo per avere un prezzo medio e non, come si può dire, non troppo manipolabile. Quindi se io considerassi il prezzo su un solo exchange, immaginatevi, se su quell'exchange lì avviene un pump improvviso per via di ordini giganteschi, allora ci rischia di portare a dei danni collaterali notevoli in quanto a mercato derivato, quindi liquidazioni, stop loss e cose di questo tipo, cose che si vuole il meno possibile, quindi si tende a mediare il prezzo su più exchanges per mitigare questo danno. Qua di fianco abbiamo il prossimo funding, che sarà dello 0,01%. Se è positivo significa che i long pagano gli short, se è negativo gli short pagano i long, ok? Quindi attenzione a questo. E qui è il tempo rimasto al prossimo funding. Non vi spiego più cos'è perché ve l'ho detto prima, spero che abbiate ascoltato attentamente perché è importante capire il meccanismo alla base dei perpetual. Poi qua abbiamo, vabbè, il cambiamento in 24 ore del prezzo, il massimo e minimo nelle 24 ore. Quindi niente di nuovo. Cosa c'è di nuovo? Sicuramente quello che avete visto subito anche voi, occhi vispi, il per 20 qua di fianco a Bitcoin dollaro. Questo per 20 è la leva. La leva, ma dove si cambia? Già sicuramente ve lo siete chiesti, sono sicuro, e vi do subito la risposta. Non si cambia, ma perché, vi chiederete? Ve lo spiego subito il perché. Allora, questo è un unico contratto, quindi Bitcoin dollaro. Abbiamo il nostro margine su questo contratto qui che è 100.022 dollari, quello insomma di prova che mi hanno dato, e il discorso della leva funziona con un sistema che viene chiamato ladder, ovvero a scala, il che significa che io più apro posizioni grandi e più la leva massima mi si riduce. Di default mi fa operare con la leva massima perché tanto il mio bilancio funziona tutto come margine, ok? Quindi mi permette di aprire una posizione con una leva proporzionata al margine che ho. Io non, cioè non mi fa rischiare esageratamente la liquidazione, a meno che ovviamente io non apro posizioni ciclopiche senza mettere stop loss, ma è colpa mia. Comunque la leva di default viene impostata al massimo possibile. Devo quindi stare attento al margine che ho e al size della posizione conseguente. Mi spiego meglio. Di default la leva è 20 per, quindi se io volessi acquistare adesso un Bitcoin che costa 10.655 dollari, 656 a mercato, scusate, un Bitcoin, un contratto di un, che del controvalore di un Bitcoin, perché stiamo sempre parlando di contratti perpetual, se ogni tanto mi scappa un Bitcoin, capite questo gap comunque, e mi dice margine richiesto 559 dollari. Perché? Perché moltiplicato per 20 fa il prezzo del Bitcoin che sto acquistando, del contratto che sto acquistando. Quindi se io lo acquisto, io devo avere sempre un margine in tasca che è pari alla metà di questo, che è il maintenance margin. Qui dobbiamo fare un altro tecnicismo, purtroppo, lo so che è un po' una noia, però è importante capire queste cose.
Tra l'altro c'è una guida facilmente consultabile che ci spiega tutto. Se andiamo su Leverage Overview, mi spiega tutto molto bene. Guardate, noi siamo nel livello 1, ovvero della leva 20 per. Fintanto che io apro posizioni con un controvalore minore di $500,000, attenzione, controvalore nominale, quindi al netto della leva, non del margine ma il valore della posizione, io ho la leva 20 per, quindi initial margin rate, margine iniziale, 5% come nel mio caso. Il 5% di 10.680 è 560, sono in leva 20 per. Però maintenance margin rate è la metà, 2,50%. Quindi io, una volta che l'ho aperta la posizione, come margine è sufficiente che abbia più del 2,5% per tenerla aperta. Attenzione, se, ovviamente qua è un discorso classico per la leva, cioè se io apro una posizione in leva e il mercato va nella direzione opposta, le mie perdite si amplificano. E quindi che cosa succede? Succede che io rischio di essere liquidato. La liquidazione quando avviene? Quando la perdita è tale da ridurre il mio margine a meno del maintenance margin, quindi a meno del 2,5%. Vi faccio un esempio pratico. Facciamo un market buy, ok? Giusto per capire. Margine richiesto $560, quantità un bitcoin, ok? Quindi io sto andando long un contratto. Acquistiamo. Eccolo qua, mi compare tra le posizioni aperte. Size 1, ok. Margin balance, eccoci qua, vedete, il mio bilancio è 100.022, il profitto e perdita richiesti o non richiesti, initial margin required, questo per aprire nuove posizioni, ho bisogno almeno di $530 e ovviamente io poi posso trasferire il più o meno margine per andare a riempire il mio account e aprire nuove posizioni se non lo posso fare, chiaramente. Il discorso sul margine è estremamente importante perché fa la differenza tra il venire liquidati o no, il capirlo. Quindi è l'ultimo tecnicismo di cui parliamo oggi, lo giuro. È un po' complicato il trading di futures, però non si può soprassedere su certe cose. Allora, noi abbiamo aperto una posizione, come avete visto, e abbiamo avuto bisogno di un margine iniziale pari al 5% per poterla aprire in leva 20 per. Ok? Quindi quello ci vuole. Io non posso mai aprire una posizione se non ho al meno un margine 20, cioè di, pari a un ventesimo rispetto alla posizione che io sto aprendo. È giusto così, perché altrimenti sarei un matto. Pertanto quel margine mi viene poi detratto dal mio balance, perché è vincolato comunque in quella posizione lì. È necessario per tenere aperta quella posizione lì e poterne aprire di nuove, ok? Attenzione, c'è da fare la distinzione tra margine iniziale, come abbiamo visto prima, e margine di mantenimento, maintenance margin. Dove la vediamo questa distinzione? Se clicchiamo questa freccina laterale, ci fa vedere la nostra situazione di rischio. Margin ratio è il margine di mantenimento diviso margin balance, quindi quanto è impegnato nelle posizioni per mantenere aperte le posizioni e non farle liquidare rispetto al nostro totale. Il nostro totale, vedete, è 100.020, invece il margine di mantenimento è 267, la metà del margine iniziale, ok? Guardate, il margine iniziale 534, che ovviamente continua a cambiare con il cambiare del prezzo di mercato, e invece il margine di mantenimento è pari esattamente alla metà, ok? Come abbiamo visto dalla guida, 5%, 2,5%. Chiaramente se io aprissi un controvalore di posizione tra il 500.000 e i 2 milioni, la leva massima dimezzerebbe, quindi avrei bisogno del 10% di margine iniziale e 5% di margine di mantenimento. Opererei in leva 10 per, ok? Quindi questo per evitare ovviamente il collasso della piattaforma a causa di liquidazione di massa, perché se tutti vengono liquidati contemporaneamente perché hanno posizioni ciclopiche delle quali poi diventano insolventi, capite che la piattaforma poi non si può più sostenere, diventa insolvente lei stessa. Pertanto impone questi criteri qui, quindi di avere almeno il 2,5% di margine di mantenimento, il 5% per poter aprire una nuova posizione. Quindi
Se vi state chiedendo, ma come mai il maintenance margin è 267 e qua invece mi ha detratto il doppio? Perché il maintenance margin è proprio il minimo indispensabile per tenere viva la posizione. Cioè se io scendo, se io arrivo al maintenance margin con il mio col totale dei fondi che ho, vengo liquidato, quindi perdo tutto. Se invece voglio aprire una nuova posizione, devo avere un bel cuscinetto, giustamente. Quindi il margine iniziale mi viene detratto comunque dal mio bilancio totale, questo per impedirmi di sovraespormi, ok? Questo è importante, deve essere chiaro. Visto che abbiamo aperto un ordine, adesso andiamo a vedere un po' come funziona la parte degli ordini. In realtà non c'è molto da vedere. Ho aperto una posizione long e vedete qua posso impostare un prezzo di chiusura. Una cosa che per ora non mi piace, spero che verrà implementata in futuro, sicuramente sarà così, è che non si può mettere qui contemporaneamente stop loss e take profit. Devo metterne uno solo e l'altro lo devo mettere come ordine aggiuntivo. È un po' macchinoso, ma sicuramente prima o poi verrà insomma aggiunta la funzionalità. Quindi supponiamo che io voglio fare take profit a 11.000, io qua scrivo 11.000 e poi clicco limit, chiaramente, perché se clicco market mi chiude la posizione adesso a mercato. Limit mi chiede la conferma, chiaramente non serve altro margine perché è una chiusura di una posizione, e io dico ok, vendi a 11.000, e qui mi dice chiudi l'ordine a 11.000, e se andiamo sugli ordini aperti mi dice che ho aperto un limit sell, e infatti tale è un take profit. Se io voglio aprire anche lo stop loss lo posso fare, però devo inserire un ordine in più. Quindi supponiamo di voler vendere a 10.200 in stop loss, ok? Andiamo a mettere uno stop limit di vendita con stop price 10.200, limit price leggermente inferiore per essere sicuri di vendere, quindi 10.199, e order quantity un bitcoin, chiaramente, che è il controvalore della posizione che voglio chiudere. Qua mi chiedo un po' di margine. Ok, allora ho fatto un po' di prove perché non mi era chiarissimo il discorso del margine richiesto per aprire una posizione di chiusura, tuttavia ho visto che è sufficiente ignorarlo, è richiesto solo per motivi di risk management della piattaforma, ma una volta che la posizione viene chiusa e basta, quindi non c'è più nessun margine impegnato. Quindi ricapitolando, qua posso scrivere il mio limit price per il take profit, quindi abbiamo detto ad esempio 11.000. E clicchiamo limit e ci imposta il take profit. Ovviamente allo stesso modo possiamo impostare lo stop loss a questo prezzo e dopo mettere lo stop limit, vedete, al prezzo che vogliamo noi. Quindi lo stop loss supponiamo di volerlo mettere a 10.000 con il prezzo leggermente sensibilmente inferiore, quindi 9999. Order quantity 1, vedete qua ci viene richiesto $16 di margine calcolato appunto per scopi di risk management. Tuttavia noi facciamo sell short, ok, ci va negli open orders, vedete abbiamo il limit sell di take profit e lo stop limit sell di stop loss per l'appunto, e una volta che lo stop loss scatta la posizione viene chiusa, e se il limit sell scatta la posizione viene chiusa. Attenzione, poi bisogna ricordarsi di chiudere manualmente l'altro, perché ve lo faccio vedere anche in questo caso. Allora cancelliamo lo stop sell manualmente e supponiamo di avercelo a questo medesimo prezzo, quindi facciamo un sell a mercato adesso, solo per scopi dimostrativi, ovviamente. Allora, guardate, io vado su market, facciamo quantity 1, guardate, queste sono le mie posizioni aperte, supponiamo che mi sia scattato in questo istante lo stop loss, facciamo sell, vedete, la posizione viene chiusa, perché l'ordine di vendita viene evaso, e però negli open orders rimane il limit sell, quindi attenzione altrimenti mi apro uno short a questo prezzo. Cancelliamolo manualmente, sicuramente poi verranno impostati degli automatismi una volta che la piattaforma andrà in produzione, però c'è da stare attenti a queste cose nel caso. Quindi direi che questo è quanto. Se invece vogliamo shortare, allo stesso modo possiamo aprire un ordine di vendita allo scoperto direttamente dal prezzo al quale ci troviamo, o con un ordine stop o limit, insomma niente di nuovo. Adesso vedete che è tutto a zero perché non ho posizioni aperte, tanto più questa lancetta si avvicina a high, tanto più sono a rischio liquidazione. Attenzione, la liquidazione è un qualcosa che non deve mai avvenire, perché mi viene applicata una fee
ulteriore se io vengo liquidato. Quindi mettiamo sempre, sempre lo stop loss quando operiamo sul mercato dei futures, perché è un mercato speculativo, è fondamentale usare lo stop loss. Che altro si può dire? Allora, su questo secondo me abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere. Direi di andare a dare un'occhiatina alla nostra testnet B. Chiaramente se avete domande fatemele che poi io vi rispondo. La testnet B, come vedete, è un po' meno bella da vedere, ok? Quindi abbiamo, vabbè, sempre il grafico, i contratti qui con la leva massima, il prezzo, ecco qua tra l'altro, no beh, qua ci fa espandere il grafico, il prezzo, cambiamento, volume, index e mark price, che sono i prezzi che abbiamo visto prima del sottostante. Index è un prezzo di indice, per l'appunto quello mediato, e mark price è il prezzo di indice al quale viene aggiunto un piccolo cuscinetto per evitare appunto le manipolazioni, quindi è un prezzo smorzato, diciamo così, delle oscillazioni rumorose. Funding rate, esattamente come detto prima, il funding, che è tra 2 ore e 14 minuti. Posizione, vedete qua possiamo modificare a mano la leva, partendo da 1 per arrivando fino a 100 per. Che cosa cambia? Allora, initial margin e maintenance margin, come abbiamo visto prima, ovvero ovviamente per aprire una leva 100, una posizione in leva 100 per, mi serve l'1% di margin iniziale. 1% fa 100, quindi ci sta che è 100 per. La metà sarà il margine di mantenimento, però attenzione, io devo comunque avere sempre vincolato il margine iniziale su quella posizione per poterne aprire un'altra, altrimenti sono a rischio molto alto e non mi permette di aprire altre posizioni. Devo trasferire altro margine oppure chiudere la posizione aperta in perdita, chiaramente, perché se vado in negativo sull'initial margin significa che sono in perdita. Una leva 100 per farvi capire, basta un 1% di come si dice, di oscillazione, e è come se avessi già perso il 100%, quindi tanta attenzione a utilizzarla. Chiaramente anche il risk limit cambia. Il risk limit che cos'è? Come vedete, cambia a ribasso con l'aumento della leva. In migliaia è il controvalore massimo delle posizioni che si possono avere aperte con quella leva lì, ok? Quindi se io uso una leva 1 per, posso aprire fino a 19 milioni massimo di controvalore di posizione, 2 per 9 milioni e 900 mila e così via, fino ad arrivare a 100 per, che è solo 100 mila dollari, proprio perché il rischio sale esponenzialmente e con esso il rischio che la piattaforma diventi insolvente. Quindi di altro non c'è da dire nulla, perché anche qua, beh, adesso mi ha sloggato, però qui ci sarebbe long e short, mi fa aprire le posizioni e il discorso non cambia, c'è sempre il margine da tenere sotto controllo, mi fa vedere il profitto e la perdita in tempo reale. Ecco, una cosa che vale la pena vedere, allora apro un'altra posizione, stavolta short, così giusto per sfizio, short a mercato sull'altra testnet, ma solo per farvi vedere una cosa sui dati delle posizioni aperte. Allora, innanzitutto vedete, il verde o rosso indica long o short, margin ratio è uguale a prima perché è sempre un controvalore uguale, quindi il maintenance margin non cambia. E volevo farvi vedere, ecco, il PNL, che non è esattamente il guadagno che avrei chiudendo in questo istante la posizione. Perché? Perché se voi ci mettete sopra il puntatore, vedete che è basato sul mark price, il return on equity. Attenzione, il mark price non è per forza il prezzo ultimo, vedete qui è 10.664 e qua è 10.669, vedete, sono leggermente diversi. Come vi dicevo, il mark price smorza un po' le oscillazioni per evitare manipolazioni, spikes su breve, robe del genere. Quindi il return on equity qua è calcolato sul mark price, e soprattutto a leve alte, dove un piccolo movimento può impattare parecchio sul return on equity, attenzione a tenere in considerazione invece il last price, che è questo qui, il prezzo a cui effettivamente si vende il contratto. Quindi se differisce il PNL che vedete qua, quello che è unrealized PNL, qua non c'è scritto ma è come se fosse l'unrealized, da quello realized effettivo, il motivo è quello. Quindi io credo che nella trade history o nelle posizioni chiuse c'è il realized PNL, vedete amount, questo è l'effettivo realizzato, quindi il guadagno realizzato, e appunto è diverso
spesso e volentieri da quello previsto, a meno che mark price e last price non siano uguali, cosa che capita molto raramente proprio a causa della volatilità intrinseca di questi contratti derivati. Che dire, mi sembra che sia tutto quello che c'è da sapere. Se avete dubbi o domande, mi raccomando, fatemele qua nei commenti, così io vi rispondo. L'importante è che siano chiari i punti cardine, ovvero il discorso della liquidazione, il discorso dei margini e la dinamica appunto che muove questo mercato degli strumenti derivati, che è leggermente diversa da quella dello spot market di Bitcoin. E magari faremo qualche video specifico se vedo che qualcosa non è chiaro, che c'è qualche dubbio ulteriore da capire, da risolvere, ma per ora direi che ci possiamo fermare qua. Ragazzi, vi faccio un caro saluto e alla prossima.